nel Figlio di Dio, credete anche voi nel Figlio di Dio. Ragazzi, credete nel Signore Gesù, non in una religione della domenica, non in una statua. Non serve credere nelle statue, cari, non serve credere in una religione della domenica. Tu devi credere nel Signore della vita, nel Re dei Re. Devi amarlo, devi seguirlo ogni giorno, devi seguire la retta via. Lui ti vuole condurre nella retta via. Noi dobbiamo seguire la via del Signore. Non basta credere in una religione un giorno alla settimana. Molte persone dicono: ma io vado a messa la domenica, io ho la mia religione. È così, pensano di essere a posto, ma non è così, cari. Molte persone vanno a messa la domenica e poi lunedì continuano a peccare. Vanno a messa la domenica e poi lunedì la loro vita non cambia, continuano a essere gli stessi di prima. Molti vanno a messa la domenica, fanno gli angioletti nelle messe, fanno i santi nelle messe, ma poi fuori vivono come dei diavoli. Così non sia, cari, non deve essere così. La chiesa cattolica, no? Noi dobbiamo abbandonare la vecchia vita peccaminosa, come disse l'Apostolo Paolo. Noi dobbiamo diventare uomini nuovi. Dopo che Stefano sta predicando adesso, pregate, dobbiamo, perché la polizia sta qua, ha firmato, ha preso documenti. In Gesù Cristo! Non basta andare a messa la domenica e poi dimenticarci. Continuare a fare il male. Dopo parliamo adesso. Quante persone, quanta gente. Dai, vanno a messa la domenica, ma continuano a mentire, continuano a bestemmiare, continuano a commettere adulterio. Non basta andare a messa la domenica. Molte persone dicono: io ho la mia religione, ma la loro vita non cambia. Noi dobbiamo vivere, cari, noi, questo vale anche per me, noi dobbiamo vivere in contatto col Signore. Alleluia! Noi dobbiamo vivere in contatto con lo Spirito Santo. Noi dobbiamo avere nei nostri cuori la luce del Signore, la presenza del Signore, perché Lui è Spirito, Lui vuole entrare dentro di te. Lo Spirito Santo vuole riempire il tuo cuore. Non è una religione, non è una religione, è un cambiamento di vita. È lo Spirito Santo, alleluia, che deve riempire il nostro essere. E Lui ci trasforma, Lui ci cambia, Lui ci purifica. Giovanni Battista gridava Stefano e diceva: Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Il Signore Gesù è morto per noi su quella croce per togliere i nostri peccati, per purificare i nostri cuori. Ragazzi, uomini, donne, Gesù Cristo vuole purificare il tuo cuore. Gesù Cristo vuole cambiare il tuo cuore. Gesù Cristo, alleluia, vuole togliere il cuore di pietra. Gesù Cristo vuole darti
un cuore puro. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Apri il tuo cuore a Gesù. Credi nel Signore Gesù e avrai la vita, avrai la speranza. Lo Spirito Santo entrerà nel tuo cuore e ti guiderà nella via della verità. Gesù Cristo ci ha insegnato, cari, che in questo mondo ci sono due strade. In questa vita ci sono due strade. C'è una strada che porta alla morte, all'inferno e alla perdizione, ma c'è un'altra strada che conduce alla vita eterna, che conduce alla gloria eterna, un'altra strada che ci porta nel regno di Dio. Su quale strada stai camminando? La via larga porta alla perdizione, cari. La via larga porta alla morte. Non seguire la via larga, non seguire la via peccaminosa, segui la retta via, ragazzo. Alleluia, gloria al Signore. Seguite la retta via.